Immaginate un mondo in cui l'umanità non solo ha acquisito la capacità di viaggiare e popolare lo spazio, ma è in grado di fare ben oltre. L'umanità può ora controllare e spostarsi tra più universi. Benvenuti in una delle civiltà più avanzate mai concepite. Una civiltà di tipo 5. Che cos'è una civiltà di tipo 5? Cosa significherebbe per gli esseri umani? E come possiamo arrivarci? Ecco cosa succederebbe se l'umanità fosse di tipo 5. Prima di arrivare alla nostra epica civiltà di tipo 5, però, dobbiamo partire dal tipo 0. Purtroppo è proprio qui che ci troviamo adesso. Una civiltà di tipo 0 è una civiltà che dipende ancora, per esempio, dai combustibili fossili e che sta ancora affrontando problemi come il cambiamento climatico. Abbiamo mandato persone sulla Luna e rover su Marte, ma siamo lontani dai viaggi interstellari. E nonostante i numerosi progressi tecnologici, siamo ancora vulnerabili a disastri naturali e pandemie. Quindi, sebbene la Terra sia molto avanzata sotto molti punti di vista, abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere una civiltà di tipo 1, 2 o 5. Ma come possiamo arrivarci? Prima di arrivarci, tuttavia, che cosa sono queste civiltà? E chi le ha ideate? È nota come scala di Kardashev. Sviluppata da Nikolai Kardashev nel 1964, questa scala classifica una civiltà in base alle sue capacità tecnologiche e al suo consumo energetico. In origine, la scala riguardava solo le civiltà di tipo 1, 2 e 3. Ma da allora è stata ampliata per includere anche quelle di tipo 4 e 5. Ora, mentre le civiltà di tipo 4 o 5 sono per lo più speculative e teoriche, le civiltà da 1 a 3 potrebbero verificarsi in futuro. Dunque, come potremmo noi umani diventare una civiltà di tipo 5? Beh, innanzitutto dobbiamo arrivare a una civiltà di tipo 1. Non è possibile che una civiltà salti da 0 direttamente a 5. Dunque, iniziamo. Civiltà di tipo 1. Una civiltà di tipo 1 sarebbe un enorme miglioramento rispetto alla situazione attuale sulla Terra. Se fossimo di tipo 1, potremmo sfruttare tutta l'energia disponibile sul pianeta. Immaginate di poter sfruttare la potenza degli oceani e del sole. Eventi come uragani e terremoti diventerebbero piccoli inconvenienti e tutta la nostra energia sarebbe rinnovabile. Per arrivare a questo punto, la cosa principale su cui dovremmo concentrarci sarebbe la transizione energetica. Il passaggio da fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili sarebbe la priorità principale e dovrebbe essere fatto su scala globale. Pensate a interi deserti pieni di pannelli solari, turbine eoliche fino alle nubi e impianti di conversione dell'energia termica negli oceani. Anche altri progressi scientifici sarebbero essenziali. Cose come l'informatica quantistica e l'IA avanzata sarebbero parti fondamentali per aiutarci a passare a questa nuova civiltà. Ma non si tratta solo di tecnologia. Avremo anche bisogno di una sorta di amministrazione globale che ci aiuti a unificare il mondo per affrontare insieme queste enormi sfide. Gli esperti ritengono che ciò potrebbe accadere nel prossimo secolo, o due. Ma non abbiamo tempo di aspettare così a lungo, quindi andiamo avanti e passiamo al prossimo tipo di civiltà. Ne abbiamo altre 4. Civiltà di tipo 2. Si tratterebbe di un salto enorme su tutti i fronti dell'energia e del progresso tecnologico. Essere una civiltà di tipo 2 significherebbe essere in grado di costruire megastrutture estreme, come questa sfera di Dyson. Questo ci permetterebbe di sfruttare l'energia del sole e, di conseguenza, la nostra capacità energetica sarebbe virtualmente illimitata. Potremmo innovare la nostra tecnologia fino a raggiungere livelli tecnologici incredibili. Invece di essere legati al pianeta Terra, potremmo viaggiare verso nuovi pianeti e iniziare a colonizzarli. Marte, Venere e altri pianeti del nostro sistema solare diventerebbero le nostre nuove case. E nel complesso, il sistema solare diventerebbe come un paradiso. Se gli esseri umani avessero un potere così grande, supereremmo problemi come la carenza di cibo, la guerra e la disuguaglianza.
un governo galattico unificato si estenderebbe a tutto il nostro sistema stellare. Ma ci vorrebbe tanto duro lavoro. Diventare una civiltà di tipo 2 richiederebbe l'intero sforzo dell'umanità e richiederebbe più generazioni. Civiltà di tipo 3. Pensate che imbrigliare il potere della nostra Terra e del Sole sia epico? Che ne dite di un'intera galassia? Ecco cosa ci si può aspettare quando si passa a una civiltà di tipo 3. Cose come buchi neri, miliardi di stelle e altri corpi celesti saranno a disposizione dell'umanità per essere sfruttati e utilizzati. Questo potrebbe permettere di viaggiare nei wormhole. Potremmo viaggiare istantaneamente in punti lontani della galassia. E se questo non bastasse, avremmo anche la possibilità di terraformare diversi pianeti a nostro piacimento. Potreste per esempio sciare su Venere. Civiltà di tipo 4. Bene, ora le cose si fanno davvero folli. Una civiltà di tipo 4 sta iniziando a raggiungere un punto che va oltre la nostra attuale comprensione dell'universo e della fisica. Quindi, naturalmente, questa versione potenziata dell'umanità presenta alcuni aspetti bizzarri. Essere in grado di terraformare i pianeti e controllare i corpi celesti è ormai una cosa obsoleta. Ora invece possiamo rimodellare, distruggere o creare interi mondi. Avremmo un potere illimitato, avendo il controllo sulle risorse dell'intero universo. Cose come l'intelligenza artificiale sarebbero ormai così avanzate da diventare parte della struttura dell'universo. Saremmo in grado di controllare ogni aspetto di praticamente qualsiasi cosa. Potremmo manipolare il tempo e creare diverse linee temporali. Creare nuove forme di vita e diversi tipi di materia. Inoltre, in una civiltà di tipo 4, saremmo in grado di trascendere le limitazioni biologiche e di raggiungere una forma di immortalità. Piuttosto folle, vero? Beh, non abbiamo ancora finito. Civiltà di tipo 5. Simile a una civiltà di tipo 4, una civiltà di tipo 5 dovrebbe affrontare problemi e ostacoli che non possiamo nemmeno comprendere. Ma ciò che sappiamo è che questa civiltà sarebbe in grado di fare praticamente tutto. Le persone, o qualsiasi cosa si sia evoluta a questo punto, diventerebbero essenzialmente degli dei. Potrebbero creare istantaneamente nuovi universi con condizioni specifiche da utilizzare per sperimentare nuove forme di vita. Potrebbero effettivamente creare le proprie simulazioni, ancora più complesse del mondo in cui viviamo oggi. La differenza fondamentale è che una civiltà di tipo 5 avrebbe accesso e controllo su più universi. Invece di essere limitati a un solo, misero universo, diventeremmo una civiltà del multiverso. Ciò significa che tutto ciò che potevamo fare in un universo, il nostro controllo dell'energia e il nostro accesso alle risorse, sarebbe ora possibile nell'intero multiverso. Ora, quello che succede dopo è quasi incomprensibile. Una civiltà di tipo 6 o 7 potrebbe significare che l'umanità si fonde con il tessuto stesso della realtà. Potremmo andare oltre la nostra realtà fisica. E chissà cosa succederebbe dopo. Ma senza dubbio sarebbe piuttosto folle. Ora, sapete cosa potrebbe essere ancora più folle? Se in questo momento stessimo vivendo in una simulazione. Ma questa è una storia per un altro... Cosa succederebbe se...